Perché delle Vans fake stanno ora destando tanto stupore? Ne parleremo oggi in questo nuovo episodio di Perché Spacca. Ma diamo un minimo di contesto, perché so già che la maggior parte di voi si starà chiedendo cos'è Mischief, cosa fa. Essenzialmente è un collettivo artistico di Brooklyn, fondato nel 2016 da Gabriel Whaley, dice Wikipedia, che in questi anni è sicuramente riuscita a far parlare di sé e soprattutto dei suoi prodotti, mi viene da dire pazzi e anticonvenzionali, che spaziano da estensioni per Google Chrome a scarpe a mazzette di soldi blurrate come se fossero su GTA 5. Formalmente viene riconosciuta come una vera e propria azienda e c'è da dire che in questi pochi anni di vita comunque sono riusciti ad ottenere un sacco di fondi con cui riescono a finanziarsi appunto questi progetti pazzi e possono fare tutto quello che vogliono. Passiamo ora però ad analizzare nello specifico il fenomeno assurdo che è avvenuto nell'ultimo periodo delle Wavy Baby in collaborazione con Tiger. Wavy Baby. Per quanto questa possa essere presa anche come una provocazione, tranquillamente, questo fenomeno, secondo me, guardandolo un po' da distante, ha inizio con il vero e proprio culto dell'odio verso il fake, che si iniziò a sviluppare quando? Penso con le Easy 350 V2, principalmente. 2016-17, direi. Non so se avete presente quel periodo nel quale le UA Unauthorized Authentic, che erano una specie di scusa per la produzione di fake e la vendita di fake, erano sulla bocca di tutti e veramente, ma veramente, da tutti o quantomeno nei social media venivano analizzate con reale disgusto, blastate letteralmente. C'era proprio la moda di darle a fuoco. Shout out to Diario del Russo. Shout out to Vlad. Questo culto dell'odio, soprattutto all'epoca, era più una risposta verso l'amore incondizionato, quasi religioso, che c'era verso il brand. Easy come Supreme, ovviamente. Sì, tante volte era anche odio ingiustificato. Oltre alla moda della sneakers in sé, si era divagata la moda dell'odio verso il fake. Esatto, esatto. Era proprio una suefazione generale, un sacco di fumo rispetto poi in realtà al vero valore del design, della progettazione della sneaker, che ok, per carità, sono fake, ma insomma c'era una vera e propria mobilitazione di massa quasi. Questo era dettato sicuramente anche da un senso elitario che portava l'acquistare la scarpa limitata, il fatto di essere stati in grado di acquistarla rispetto agli altri, quindi un vero e proprio gioco d'élite. Era una vera e propria caccia al ma quindi tu in realtà davvero non hai speso, ma quindi tu in realtà davvero non te lo meriti. Era la guerra del flex. A mio avviso è stato un po' un grande abbaglio della community pop appunto moda su internet. Questo gioco d'élite infatti è stato preso da Wavy Baby e catapultato, ribaltato attraverso appunto la loro arte. Sicuramente poi questo fenomeno, che si è andato anche a sviluppare nel tempo, ha portato una reazione e una presa di posizione su qualcuno, per esempio Mischief. Infatti la risposta a tutto ciò da parte del collettivo è stata la presa in giro, letteralmente presa in giro, di un mostro sacro come è la Vans Old School, che è il modello classico per eccellenza insieme alla Air Force One, andandola completamente a rivisitare, creandogli questa suola wavy appunto, queste cuciture strane, ovviamente tutto ciò senza i diritti di Vans, ma semplicemente fregandosene altamente di tutto. Vans. Che tra l'altro, se vogliamo dirla, hanno preso lo statement della scarpa da skate, che è la Vans Old School, e l'hanno resa inskateabile. Parlando di alcuni esempi, tra i più eclatanti, che quasi sicuramente avrete visto nelle vostre homepage dei vari social, ci sono sicuramente, in primis, le Jesus Shoes. Sono appunto questo modello di Air Max 97, dove nell'interno suola è stata inserita dell'acqua del fiume Giordano. Shout out a tutti gli amici palestinesi. Real water dal fiume dove Giovanni Battista battezzò Gesù Cristo e viceversa. O era il contrario, non mi ricordo. Chi ha fatto catechismo in scuole private ci faccia sapere. Pubblico non lo insegnano bene. Con appunto l'acqua del fiume Giordano, il crocifisso nella parte superiore e alcuni altri dettagli. Ovviamente esatto. Inri. E in maniera speculare, invece, dopo un po' di tempo, anche con l'uscita della Satan Shoes, stessa Air Max 97, invece nera, invece fatta in collaborazione con Lil Nas X, dove nell'interno della suola è stata inserita dell'acqua con una goccia del sangue di uno dei collaboratori. Anche questo, ovviamente. E ne ho fatte 666. E comunque c'è da dire che a livello di testimonial scelgono proprio sempre personaggi super on point, come Tyga, come Lil Nas, che era mezzo satanista nelle sue
sue canzoni in teoria. Molto controverso anche come sì, personaggio. Sì. In questo caso è lampante la provocazione di cui stavamo parlando prima. Andare contro il sacro, in questo caso non è contro solo il sacro che viene visto in un brand. Cioè letteralmente andare contro il sacro. Il sacro. Se andate nel sito web dove avevano droppato queste scarpe, ci sono delle immagini di Papa... Chi era il Papa prima di... Wojtyla. Ci sono delle immagini di Papa Benedetto XVI, un insieme di preti, tutti che pregano guardando una certa direzione. Insomma, la provocazione è alla base del loro progetto. Altri esempi di progetti un po' pazzi dell'azienda possono essere sicuramente le banconote blurrate tipo GTA 5 e la finger up fatta in collaborazione con MrBeast. Mi sembra di sì, sicuramente promossa tramite MrBeast. Sì, tramite un video YouTube di MrBeast. Sì, era l'episodio nel quale l'ultimo utente che fosse stato in grado di lasciare letteralmente il dito dal touchscreen avrebbe vinto $25,000. Sicuramente in questo caso in particolare, parlando delle Wavy Baby, che è un nome davvero davvero molto divertente da dire, un altro progetto simile può essere appunto quello delle Fugazi Jordan 1 e Dunk. Appunto, prendere un modello base iconico come una Jordan 1 o una Dunk Low e riprogettarlo in questo caso in una chiave western, aggiungendogli dettagli, quali possono essere finiture, cambiandone la qualità di produzione, cambiandone la vera e propria estetica in toto. Sì, ma poi anche ultimamente se ne vedono sempre di più su Instagram brand emergenti che prendono la silhouette di una scarpa, la rivisitano a modo loro, prettamente Dunk, esatto. Solitamente sono Dunk, anche abbastanza cringe, però devo dire che il fenomeno esiste ed è tuttora in vita. Ma quindi perché le Wavy Baby spaccano e cos'ha Mischief che gli altri studi non hanno? Essenzialmente Mischief se ne frega altamente dell'aura sacra e intoccabile che si va a formare attorno ai brand, tipo l'intoccabilità di Nike, perché Nike, ovviamente alimentata sia dal brand ma anche dai consumatori, andando in questo caso a produrre sneakers palesemente copiate, palesemente fake, se vogliamo dire, al fine sicuramente anche di evidenziare questa insensatezza di questo enorme senso di intoccabilità dei brand, andando proprio a deriderli, andando a prendere una silhouette e tranquillamente riportarla con un dettaglio in più senza alcun tipo di problema. È da sottolineare sicuramente il carattere anche con il quale Mischief affrontano ogni singola cosa. Non c'è nulla di lasciato al caso e tutto ha dannatamente senso. Questo li rende sicuramente solidi nel loro essere, appunto, alla fine denunciati anche da tutte queste compagnie dal potere incomparabile. A proposito di quello che dicevamo prima, sicuramente una dimensione enorme che significa il successo e il motivo per il quale spaccano, in questo caso le Wavy Baby, ma tutti i progetti praticamente di Mischief, sicuramente la dimensione del meme, la quale viene portata in ogni singolo drop, è dannatamente rilevante. Fa praticamente tutta la comunicazione e tutta la parte di marketing, di vendita del progetto, di ogni singolo drop appunto. Cos'è? Basta, fine. Nell'insieme comunque da molti vengono anche considerate delle opere d'arte, in quanto oggetti unici per produzione, per pensiero, per concetto. C'è anche da dire che in un'intervista il CEO, esatto, ha rivelato che definire Mischief un'azienda fa cadere tutta la magia, anche della tipo casualità delle cose che vengono fuori. Quindi neanche lui saprebbe come definirla. Ma quindi ragazzi, cosa ne pensate di questo modello in particolare? E cosa ne pensate in generale invece dello studio Mischief e dei loro progetti? Vi aspettiamo nei commenti. Il viaggio di Unposted 90s continua.